Senatori favorevoli 169, senatori contrari 133. Anche la prova del Senato è superata. La fiducia è arrivata con soli 8 voti in più del minimo, ma ora il governo Conte bis è pienamente in carica. A Palazzo Madama, martedì, sono arrivate le astensioni critiche di Gianluigi Paragone del Movimento 5 Stelle e Matteo Richetti del PD. Sostegno esterno dagli ex grillini e da parte delle autonomie del gruppo misto. Ok anche dai senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Mario Monti. Qualche momento di tensione in aula con le proteste della Lega e di Fratelli d'Italia, ma il premier Conte è apparso soddisfatto e nel suo discorso non ha risparmiato a Matteo Salvini un'altra stoccata. Ha deciso sempre unilateralmente di concentrare definitivamente nelle proprie mani tutti i poteri, pieni poteri. L'ex vice premier intanto ha assicurato che alcuni parlamentari grillini sono pronti a passare all'opposizione. La nuova stagione politica dal Carroccio la vedono così. Hai due visioni del mondo diverse, il palazzo, l'elite e il popolo. Chi sta col popolo sta con noi. Con Forza Italia però rimane qualche problema, anche se gli azzurri provano a gettare acqua sul fuoco. Il problema è fare delle cose unitarie, non che uno decide e gli altri si devono accodare. Lavoriamo tutti insieme per l'interesse del paese, dall'opposizione, per mandare via Conte. Sul fronte della maggioranza ci si continua a interrogare sul sostegno di Matteo Renzi e i suoi al nuovo esecutivo, ma i vertici del PD in merito all'ex premier si mostrano tranquilli. È stato uno dei protagonisti di questa svolta ed è dentro a questo processo in piena regola, in piena compattezza, in piena convinzione. Quanto durerà allora il Conte bis? Fino alla fine della legislatura, questa è una domanda facile.